Dopo la tragica alluvione che a Casamicciola Terme lo scorso 26 novembre ha portato morte e distruzione, una minima parte delle migliaia di metri cubi di fango che dovrebbe essere smaltito in terraferma sono stati stoccati presso il Piemonte della Misericordia, sul porto di Casamicciola, assieme alle auto distrutte dalla lava. Siamo negli spazi esterni del Piemonte della Misericordia. Alle mie spalle le carcasse delle auto ammassate per decine di metri, sulla mia destra migliaia di metri cubi di fango ammassati. L'operazione di trasferimento del fango a Napoli avrà un costo elevatissimo, ecco perché c'è chi spinge affinché se ne possa fare un uso virtuoso sull'isola, come sottolinea Peppino Zabatta, tra gli sfollati dell'alluvione. La dottoressa Vera Corbelli nell'audizione parlamentare ha detto che si tratta di materiale piroclastici, nel senso più dialettico è un materiale vergine, quindi è terra vergine. Certo che durante il percorso fino a dove poi ha stazionato, prima di essere rimosso, avrà colpito qualche cosa. Ci sono le auto, quindi come è stato differenziato bene le carcasse delle auto rispetto al materiale franoso, questo qua ci indurrebbe a sperare che effettivamente ci sia un recupero virtuoso di queste materie, onde evitare un'enorme spesa ai danni dello Stato e ai danni del contribuente, del cittadino diciamo che oggi è ammalorato da tutto quello che è successo, in modo tale che queste spese di recupero che si risparmierebbero andrebbero in favore della messa in sicurezza del nostro territorio. Vogliamo sperare, con questo lo diciamo usando un termine molto caro a Gennaro Savio, con forza che qualcuno veramente ci metta tutta la buona volontà affinché si differenzi bene, come così ora hanno fatto per le carcasse delle auto, il piccolo rimanente materiale all'interno dei fanghi per poterlo recuperare per un termine usato dal commissario Legnini, virtuoso. Voglio aggiungere una cosa. Leggevo su qualche giornale qualche tempo fa che Anton Ton, l'acquario di Napoli, è risentito, ove mai questi fanghi andrebbero in favore del ripascimento, della tutela delle coste. Sono molto meravigliato da questo, per un aspetto molto semplice. A Ischia, a Casamicciola, non esiste il depuratore, quindi i liquami, gli elementi fecali di tutta la comunità, dei cittadini, delle attività produttive, degli alberghi, vanno tutti in mare. Loro di questi non se ne sono mai accorti o non lo sanno, e in ogni caso è un elemento molto grave. Non è che si viene solo a speculare per dire delle cose in un periodo così tragico e drammatico per la nostra comunità. Sin qui le dichiarazioni di Peppino Zabatta, a tratti anche polemiche e provocatorie. Intanto, visto che le autorità preposte sembrano orientate a trasferire il fango in terraferma, quello che ci chiediamo è questo: perché non lo si sta imbarcando di volta in volta? Perché lo si stocca semmai in varie zone dell'isola e poi bisognerà rimuoverlo di nuovo con ulteriori costi aggiuntivi alle già esose spese che comporterà il trasporto? Per evitare spese superflue, perché non viene coinvolto l'esercito per la rimozione del fango dalle zone alluvionate e per l'eventuale trasporto a Napoli, soprattutto per il fango che non è sceso lungo le strade ma che è rimasto a monte nelle cave e quindi è vergine? Che necessità ci sarebbe di trasferirlo in terraferma? Domande queste che ci auguriamo abbiano risposta da chi di dovere.